Donald Campbell, l'astro della motonautica inglese, studia le condizioni dello specchio d'acqua di Cunniston, dove si prepara a battere il record mondiale di velocità, da lui stesso detenuto. Una squadra di meccanici specializzati sta dando gli ultimi ritocchi al famoso Bluebird, attrezzato in ogni minimo dettaglio per la riuscita di un tentativo audace quanto rischioso. Ruggisce il potente turbomotore nell'ultima delle prove preliminari, poi il natante viene fatto scivolare in acqua. È il momento della prova. Binocoli puntati. In un turbinio di spuma il Bluebird fende la superficie del lago a una velocità impressionante. 450 km orari nella prima prova. La media delle due prove ci dice che il record è largamente battuto, 330 km all'ora.